Ok, lo stanno per uccidere e sono arrivati miliardi di zombie, ragazzi. Ciao a tutti, raga, e benvenuti in questo nuovo video. Mi trovo nel server Hypixel e quest'oggi vorrei mostrarvi il minigame Blocking Dead. È ispirato alla serie Walking Dead e per l'appunto verremo spawnati all'interno di una piccola cittadina insieme ad altri player in cui dovremo sopravvivere da diverse ondate di zombie e vi posso assicurare, raga, che non è per niente facile. Questo perché, pur avendo fin dall'inizio delle armi, le munizioni sono molto limitate e di conseguenza bisognerà andare in giro a cercare le varie casse con munizioni, medikit e cibo. In descrizione avete l'IP del server, venite se vi va, date un'occhiata a voi stessi. Detto questo, raga, possiamo iniziare il massacro di zombie. Ok, ragazzi, ci troviamo all'interno dell'aereo che a breve si andrà a schiantare sulla cittadina invasa dagli zombie. Siamo in 24, quindi diciamo che quelli che restano vivi vincono. Ci sarà un timer che è di 7 minuti e noi cosa dovremo fare? Dovremo sopravvivere alle ondate di zombie che arriveranno da tutte le parti, quindi sarà davvero assurdo sopravvivere. E in giro ci sono delle casse che contengono munizioni e anche dei pacchetti di cura, quindi dovremo veramente arrangiarci con quello che abbiamo. È più divertente in cooperativa, vi consiglio di giocarci con i vostri amici perché è molto più facile sopravvivere. Specialmente, raga, per guardarsi meglio le spalle perché arrivano da tutte le parti gli zombie. Ok, vediamo cosa c'è qua dentro. Ci sono vari edifici e in ognuno di essi ci sono varie casse. Quindi ecco qua. Perfetto, prendiamo un po' di munizioni, cosciotti di pollo e ora uccidiamo più zombie possibili, per far sì che possiamo andare avanti. La cosa brutta è che gli zombie, alcuni degli zombie, correranno, quindi sarà molto più difficile rimanere vivi sapendo che gli zombie corrono. Un'altra particolarità è che anche i player, una volta che moriranno, diventeranno zombie. Infatti li riconosceremo dalla skin della testa. Mi raccomando, cercate di girare tanto e di stare vicino ad altri player, come sto facendo io in questo momento. Anche se a volte. Ottimo, abbiamo trovato altre munizioni. A volte si tende a chiudersi in un angolo involontariamente perché veramente arrivano da tutte le parti, ragazzi. Allora, sono rimasti 8 player, addirittura, solo 8. Ok. Abbiamo ucciso 6 zombie per adesso, non è molto, ma. Oh, eccoli. Non abbiamo tantissime munizioni, però dobbiamo veramente risparmiare finché possiamo. Ok. Headshot, vai. Io sto usando la pistola perché, attenzione, sto per morire, devo curarmi al più presto. Guardatevi sempre attorno, mi raccomando, ragazzi, perché arrivano da tutte le parti. Escono dalle fottute pareti. Ammazziamone qualcuno a coltellate. Avete visto che corrono gli zombie? Incredibile. Ok, spostiamoci. Vediamo se troviamo qualche cassa. Ogni tanto sento delle esplosioni. Non so come mai. Non so da cosa dipendono queste esplosioni. Oh, siete troppissimi. No, 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 via, 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 via. Siete veramente troppi. Allora, 5 player rimasti, ragazzi. E dobbiamo stare veramente molto più attenti rispetto a prima. Non abbiamo neanche un medikit. Sto per morire, ho 3 cuori. Ho 3 cuori, ragazzi. Cerco di sopravvivere più che posso. Alcuni ho visto che prendono anche delle armature, quindi in giro penso ci siano anche pezzi di armatura di cuoio. 4 player, ragazzi. E mancano 3 minuti. Aia.
Le pallottole stanno per finire. Attenzione alle spalle. No, sono morto. Allora, mettiamoci un attimo in modalità spettatore, così vi faccio vedere un po' com'è la città. Guardate com'è fatta bene. Non è andata molto male. Diciamo che siamo sopravvissuti quasi fino alla fine. Ma andiamo avanti con un'altra partita. Ok, nuova partita, ragazzi. Vediamo se questa volta riusciamo a sopravvivere a lungo oppure no. Cercherò di entrare prima di tutto dentro agli edifici per cercare delle casse. Così intanto mi faccio una scorta di munizioni e magari, perché no, di medikit. Ah, mi hai fregato la roba della cassa, ok. Attenzione! Tantissime munizioni e un medikit. Invece qui, oh, alla grande. Ho già tre medikit e una valanga di munizioni. Ottimo. Quanti siamo? Siamo in 16. Non ho ancora fatto nessuna kill. Molto male, gioco, molto male. Ti devi dare da fare. Bene, usiamo l'M16. Iniziamo ad accumulare un po' di uccisioni. Qua siamo all'interno di una palestra. Vedo una cassa nascosta lì. Molto bene. Cosa c'è dentro? Roba, un altro medikit, dei cosciotti, oh, un pezzo dell'armatura. Alla grande, ok. Headshot, vai. Aia. Cercherò di non allontanarmi troppo. Ora voglio un attimo restare da queste parti. Vado a cercare qualche altra cassa. E inizierò a uccidere un po' di zombie. Aia! Quando iniziano a correre, ragazzi, sono allucinanti. Beh, diciamo che abbiamo svuotato un bel po' di casse. L'M16 è veramente troppo potente. Che figata. Ok, per il momento siamo in 3 da queste parti. Sì. E siamo rimasti in 12. Bisognerebbe cercare di restare uniti. Guardate quanti ne stanno arrivando. Guardate. Mangio. Sono ancora vivo, ragazzi. Sono ancora vivo. Sì, vabbè, il treno. Il treno di zombie. Aia. Alle spalle. Maledetto. Ce l'hanno con lui, perfetto. Bam! La pistola rimarrà sempre una delle migliori perché è veloce e con un colpo alla testa si uccidono subito i mob. Qua continuano ad arrivarne però, eh. Ok, lo stanno per uccidere e sono arrivati miliardi di zombie, ragazzi. Però ho fatto una strage qua. Ho fatto decisamente una strage. No! Sono quasi morto, sono quasi morto, sono incastrato! No! Peccato. Peccato, ragazzi. Molto bene, gente. Siamo alla terza e ultima partita di quest'oggi. Fatemi sapere se avete già giocato a questa modalità su questo server. Io lo trovo molto carino come minigame. E vi assicuro che in cooperativa è qualcosa di incredibile. A me piacerebbe giocarci in cooperativa. Magari mi organizzerò per giocarci e registrare con qualcuno. Non è andata malissimo nelle prime due. In effetti, non è andata affatto male. Altre volte sono morto quasi subito. Quanti player sono rimasti? Già 18, addirittura. Qua c'è una libreria, ma vedo una cassa sopra. Ok, prendo tutto. Cosciotti, va benissimo. E arrivano gli zombie. Perfetto. Stiamo già accumulando kill. Vorrei recuperare delle altre munizioni perché non sono messo molto bene. Cosa abbiamo? Ancora cosciotti, basta. Ecco, stanno arrivando altri zombie qua dentro. Aia. Panico.
No, no, sono ancora vivo. Ok, ho finito le munizioni dell'M16 e dell'altro fucile. Quindi ho solo munizioni, ho 24 munizioni della pistola. E sto anche morendo. Quindi la cosa migliore adesso è cercare di restare vicino a qualcuno e possibilmente trovare delle altre casse nascoste. Quindi mi toccherà spostarmi da qua, ragazzi. Non ho nessun problema per quanto riguarda il cibo. Direi che 19 cosciotti mi fanno abbastanza comodo. Questo che cos'è? Ah, c'è una cassa qua. Attenzione. Ah no, è già stata usata. No! Aia! Vai via tu! Vai via! Carino l'effetto delle pallottole sui blocchi che si rompono. Comunque tendono a rompersi quando ci si spara sopra. Carino. Ci sono un bel po' di zombie. Ma dovrei cavarmela tranquillamente. Ho 11 pallottole della pistola, quindi userò il coltello. Devo assolutamente entrare qua. Vediamo che cosa c'è qua dentro. Sicuramente zombie. E non pochi. Devo cercare di schivarli il più possibile perché sono messo molto male. Questo non si è accorto di me. Perfetto. Siamo rimasti in 14 e mancano 4 minuti, ragazzi. Ma le mie munizioni sono veramente basse. 11 colpi, 10 colpi. Dai, una cassa su. Qua ce n'è una. Ottimo, perfetto. Abbiamo recuperato un po' di munizioni del. Oh, salve! Ciao, ragazzi. Perché siete qua? Non so se è bello restare all'interno di una stanza, però in effetti ci sono delle casse. Ho 15 munizioni della pistola. Attenzione! Attenzione, altre munizioni. Una strage. La strage di zombie! Sì! Mi sento come Walking Dead. Che figata. Ora sì che inizio ad avere parecchie munizioni. Aia, aia, aia! Panico, panico! Troppi zombie, troppi! Sono ancora vivo, sono ancora vivo! Ok. Recuperiamo le forze. Con calma, gioco. Ne stanno arrivando altri. Ce la possiamo fare, ragazzi. Mancano meno di 3 minuti, siamo rimasti in 9. E ho ancora un sacco di munizioni dalla pistola. Ma il fatto che questi due siano qua dentro mi fa pensare che dopo un po' le casse si riempiono di nuovo di munizioni. O almeno credo. Perché sennò che senso ha restare qua dentro? Guardate quanti sono! Qua sto facendo un sacco di kill! Perfetto. Ah, devo riuscire ad andare là dietro. Ah no, di qua non ci posso passare. Aia, 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 aia! Rischio, rischiato grosso, rischiato veramente grosso. Ci stiamo guardando le spalle l'uno con l'altro. Mi piace il lavoro di squadra, vai. Abbiamo 33, ho 33. Ecco, sì. Ci sono altre munizioni. Presto, stanno arrivando altri zombie. Userò l'M16. Ho ancora due colpi del fucile a pompa. Continuerò a usare la pistola allora. Provando a fare degli headshot. Siamo rimasti in 5 e manca 1 minuto e mezzo. Il tizio sta usando il coltello. Forse vuole risparmiare un po' di colpi. Non è una cattiva idea. Ragazzi, guardate quante kill. Ho fatto un record personale qua di kill e di sopravvivenza. Non sono mai riuscito ad arrivare fino in fondo. Forse la volta buona? Chissà. Ne stanno arrivando un botto. Ok, quella cassa è vuota. Devo poi controllare quella dietro di me. No, quella è proprio vuota, sì. Infatti c'è scritto empty. A quanto pare, sì. No! Amico, ti salvo io, tranquillo.
Sto finendo i colpi della pistola, ragazzi. Siamo messi molto male. Consumati anche quelli dello shotgun. Userò il coltello. E la cassa è ancora vuota. Per fortuna siamo in due qua dentro. Siamo ancora vivi. Siamo ancora vivi. Mancano 30 secondi. Atomica TV. Grazie di tutto, veramente. Siamo rimasti in tre. Ci sono altri proiettili qua dentro? No. Dopo aver sopravvissuto per 7 minuti, dovrei correre alla zona di salvezza. Cosa vuol dire? Mancano pochi secondi, ragazzi, ci siamo quasi. Poi vediamo che cosa succederà dopo lo scadere dei 7 minuti, perché non ho ben capito sta cosa. Mancano 2 secondi, un secondo! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Attenzione! Che cosa vuol dire? Ah, dobbiamo correre a... Ecco cosa voleva dire la zona di salvezza. Dobbiamo correre alla chiesa. Recupero un po' di cose. Ce la faremo a passare, amico mio? Non lo so. Siamo rimasti in tre. Dobbiamo muoverci da qua. Abbiamo finito le munizioni. Non so se riusciremo a passare, amico mio. Attenzione! Prendo giusto le ultime cose, poi vediamo se riusciamo a passare. Siamo stati colpiti da un annebbiamento improvviso. Male, molto male, quindi moriremo qua dentro. Però siamo sopravvissuti fino alla fine e siamo rimasti in due. Grande. Morirò, lo so. Sto per morire. Però fa niente, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Siamo sopravvissuti comunque fino all'ultimo. E adesso voglio vedere che cosa succede. A gioco completato, è rimasto solo un player, quindi vuol dire che la partita è finita qui. Molto bene, quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Io mi sono divertito di brutto, penso che giocherò altre volte. Attenzione alla classifica. Sono arrivato secondo, grande. E quello che era insieme a me, Atomica TV, è arrivato terzo. Fantastico, fantastico. Nel frattempo vi faccio vedere anche com'è composta la mappa. Qua c'è l'aereo che si è andato a schiantare. Ed è praticamente un quartiere di una città devastata. Fantastico, fantastico. Veramente molto divertente. Quindi, ragazzi, io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Un saluto da Gioco Sporco. Ciao a tutti, alla prossima!